voce senese, quella di Cristina Ferri che interpreta la Mimì nella Bohème. Sì, buongiorno. Finalmente riportiamo l'opera, anche se sovente una volta all'anno, tramite anche l'Accademia Chigiana, insomma, stai fatte le spettacoli in merito, ma il nostro messaggio sarebbe quello di poter riportare quello che sarebbe le produzioni fatte interamente da Siena, utilizzando le nostre forze senesi, perché no, facendo un sodalizio con altre realtà come il Conservatorio, l'Istituto d'Arte, l'unità corale che ci sono all'interno della nostra città e altri personaggi di spicco, perché la nostra cittadina è molto piccola, ma è una fucina di artisti nel mondo. Le poche volte che Siena ha presentato spettacoli di opera in teatro c'è stata una grande affluenza, perché l'opera è qualcosa che si può solo amare, no? Quindi anche questa volta ci aspettiamo il tutto esaurito. Sì, ci aspettiamo, infatti venite, vi prego. Siamo un cast tutto di giovani e soprattutto un cast di professionisti, e dove ci sono due direttori molto giovani che dirigeranno Alan Freiles la sera del venerdì 9 settembre e Simone Marziali la sera dell'11 settembre. Parliamo anche della voce maschile che ti affiancherà. Sì, un grandissimo tenore, Giorgio Casciarri, che ha cantato in tutto il mondo, è stato protagonista al Metropolitan di New York, alla Staatsoper di Vienna, alla Scala, solo per citarne alcuno. E l'ultima produzione che ha fatto è stata ora nella Beatrice di Tenda al Teatro di Catania. Quanto è difficile per un cantante d'opera oggi in Italia poter lavorare? È difficile non solo per un cantante d'opera, ma per tutti quelli che svolgono un lavoro nell'ambito dell'arte, perché purtroppo si pensa che l'arte non sia un qualcosa che possa inficiare in positivo per quanto riguarda lo sviluppo economico di un paese. Io invece credo che il nostro paese, che esporta cultura in tutto il mondo, dovrebbe continuare proprio su questa linea.